Cavalli in partenza, dice il maxi schermo, e allora si va per la terza, confronto riservato ai gentleman drivers, quindi guidatori non professionisti, proprietari dei cavalli. Sono 9 a parteciparvi, è un confronto per cavalli anziani di categoria F e di categoria E, è ritirata Butterfly Horse. E così rimangono 5 in prima fila e 4 in seconda. Al 2 Caracas Spav, 3 Aria Pink, 4 Joffre, 5 Bayard OK, 6 Daphne Rock, in seconda fila 7 Certezza Grim, 8 Blera, 9 Delizia di Casei, 10 Apocalypse R. Lo start che accelera. Partiti. Bayard OK che va subito a prendere l'iniziativa mentre galoppa Aria Pink al comando. Numero 3 Aria Pink squalificato. Il favorito della corsa Bayard OK che guida nei confronti di Caracas Pav in seconda posizione mentre cerca posto in corda il numero 10 di Apocalypse R che si sistema terzo di misura avanti a Certezza Grim, poi Blera di fuori. Prova ad avanzare Daphne Rock, c'è stato 15 per i primi 200 metri di corsa e 33 per il primo quarto. Sulla piegata di sinistra è in vantaggio Bayard OK che precede sempre Caracas Spav, desiste dall'avanzata in terza ruota Daphne Rock che era rimasta appesa al largo di tutti. 46 per i primi 600 metri, passaggio davanti alle tribune con Bayard OK che si mantiene in evidenza nei confronti di Caracas Spav. All'esterno Delizia di Casei con in scia Joffre, poi Daphne Rock, terza alla corda alle spalle di Caracas Spav e Apocalypse R che precede Certezza Grim e Blera. Si continua a viaggiare sul piede l'1.16 con all'avanguardia Bayard OK. Luigi Polverino che gestisce tatticamente la prova al chilometro in 1.16.4, sempre in vantaggio Bayard OK che per il momento non è mai stato attaccato, continua del suo ritmo e questo basta per non far avvicinare gli avversari a 400 dalla conclusione. Caracas Pav sempre nella sua scia, 1.39 in 1.2, in terza posizione Apocalypse R, in pariglia Joffre, ma Bayard OK accelera in progressione, mette in difficoltà il treno esterno. Caracas Pav sempre nella scia del leader, poi Apocalypse R all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Bayard OK in vantaggio nei confronti di Caracas Pav che ci prova, poi Apocalypse R che cerca di liberarsi dalla corda nel finale. Bayard OK che vince come vuole, trova tardi da correre, fa secondo Apocalypse R, per il terzo Caracas Pav, probabilmente contiene Joffre. 29.8 ad arrivare, l'esultanza di Luigi Polverino che vince in maniera disarmante con Bayard OK, 1.15.1 ragguaglio cronometrico, successo facilissimo per l'allievo del team Ellert, porta colori della Polestars di Luigi Polverino. Lo rivediamo nelle immagini, frusta girata indietro, nessuna preoccupazione, tutta strada per Bayard OK che replica il bel rientro di Montecatini, si impone anche questa sera nella serata del campionato europeo. Al secondo finisce Apocalypse R, al terzo Caracas Pav in numeri 5-10-2, l'ordine d'arrivo probabile della terza corsa alla prova gentleman di serata. Nicole, a te.